con il vice coach del Ranieri International Soverato, Diego Boschini, commentiamo la quarta vittoria su altrettante gare per il Volley Soverato, 3-0 al Modica nel turno infrasettimanale, una partita forse per certi versi più sofferta del previsto, ma sappiamo che in A2 le insidie sono sempre dietro l'angolo. Assolutamente d'accordo, nel senso che sapevamo che sarebbe stata una partita molto complicata, infatti lo è stata, perché loro chiaramente non hanno nulla da perdere e hanno dato tutto, veramente tutto. Infatti voglio fare complimenti perché in difesa hanno fatto una partita eccezionale, veramente eccezionale, hanno difeso tutto, se non quasi tutto, e quindi voglio fargli veramente i complimenti perché si è visto di che pasta sono fatte queste ragazze di Modica, e voglio fare un complimento. Un complimento anche alle nostre ragazze che per la quarta partita di fila che riusciamo a portare un risultato utile a casa, con qualche problemuccio all'interno della settimana, nel senso che comunque il campionato è lungo, ci sono partite molto ravvicinate, quindi dobbiamo dare spazio a tutta la rosa per poter dare sempre il massimo in ogni partita, quindi ogni ragazza è importante, è fondamentale. Oggi Raquel comunque ha dato il supporto alla squadra, come lo ha fatto Ludovica, come lo ha fatto anche Angela Gabbiadini, insomma, che non abbiamo visto magari tanto nelle prime tre partite, ma che sono riuscite a dare un contributo fenomenale oggi alla squadra portando il risultato a casa. Con coach Enrico Quarta commentiamo questa partita della Modica qui a Soverato, una sconfitta 3-0, ma direi una prestazione comunque importante della sua squadra su un campo ostico, 2 set su 3 molto tirati. Sì, noi stiamo peccando di continuità, esprimiamo una buona pallavolo, però poi commettiamo degli errori tecnici che puntualmente paghiamo, paghiamo in maniera importante. Soverato è un'ottima squadra, noi ci eravamo preparati a dovere. Però onore al merito delle nostre avversarie. È una formazione, la sua ovviamente giovane, in questa categoria molto difficile, una via di campionato difficile, ma probabilmente dalla prestazione di oggi si può ripartire in vista delle prossime gare. Io sono super fiducioso, io sono convinto che noi dobbiamo sbloccarci in maniera tale da poter fare tutt'altro campionato. Io credo molto nel valore di queste ragazze. È chiaro che sono pronto e continuerò a lavorare sodo per tirar fuori queste qualità. È vero, la squadra è quasi tutta esordiente, però sono convinto che sbloccandoci diremo la nostra.